Benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, siamo qui di nuovo. Mamma mia, che ricordi, Natale proprio inoltrato. Allora, siamo qui per fare un po' di recensioni. Ultimamente ne sto facendo tante, ne abbiamo fatte tante. È solo che raga, sì, veramente, forse questo è anche un periodo abbastanza particolare e quindi non lo so, fare un video pure di 20 minuti, 25 minuti, frivolo, che chiacchieriamo insieme, vi diamo pure una recensione, secondo me è una bella cosa questo essere periodo. Di compagnia, sì, sì, sì. Assolutamente, scusatemi se ogni tanto si vedrà un po' di verde, che siamo in due, quindi raga, io devo guardare un po', sfide. Esatto. Allora, ho ordinato questi prodotti da tre siti. Il primo è stato il Sottocosto, che trovate sia su Instagram che ha anche uno shop online. Ovviamente nessuno ha finanziato questo video, come giusto che sia, io ho voluto anche dare un supporto a queste comunque piccole aziende, piccole imprese. E poi l'altro è stata Boulangerie Caruso. C'era veramente, sono stati super cordiali, infatti poi dopo quella storia che vi ho messo, non so quanti di voi mi avete contattato, Giulia, mi assicuro, Giulia, come faccio, perché veramente raga, ho risparmiato tantissimo. E poi ci sarà qualcosino anche di AS Food, che quando mi si è fatto delle calde eccetera, ho preso un po' di cose. Sì. Ok, ho parlato già tanto, quindi io direi di iniziare subito. Ci saranno tantissime novità. Ok, vai, il dolce però. Sì, raga, saranno tutte dolci, ci saranno tanti video, ma saranno principalmente dolci. Ok, da cosa iniziamo? Quello che vuoi. Ci saranno veramente tante novità. Ok, cioè non farai vedere tutto quello che hai preso, perché altri prodotti... Raga, non ci sono tutti i prodotti, ovviamente poi ci saranno tre video di questa tipologia, quindi spero che vi piacerà. Infatti poi ho deciso, voglio prendere qualcosa anche salato, fatemi sapere, devo fare proprio tutto un video salato, fateci sapere, perché ho preso altre cose, novità. Sì, infatti, adoro. Comunque vai, a te l'onore di pronunciare. Nutter Butter. Ok, della Nabisco. Sono quattro cookies a forma di arachide, ragazzi, io li ho sempre voluti provare, ed eccoli qua, li ho pagati 1,40 €. Ok, vai, te l'ho un'idea, dillo. Mi stava venendo tipo di leggere i valori, mi sono fermata. No. Sono quattro. Ah, ma sono grandi. Oh, non mi metti. Già l'odore, Mamma mia, raga, ma rapide proprio. No, ma quanto è bello. Dolce salato. Vediamo. Allora, vai. Non so che mi ricorda. Gli arachidi caramellati. Io quelli alle fiere. No, ma non sono molto dolci. No. Come si chiama? Il nucella americana. Adoro, ma è buono, è particolare. Non mi fa impazzire. No, però alla fine 1,40 € ci sta. Questo qui lo trovate da Boulangerie. Boulangeria? Perché mi viene dice Boulangerie? Perché è francese. Però penso si chiama, cioè si chiami Boulangeria. No. Wow. Però non mi piace. È particolare. Voto da 1 a 10? 5? Io pure un 6. C'è una cosa qui dentro che io sto guardando. Si sente molto l'arachide, però. Sfizioso. Secondo me è da provare, ci sta. C'è una cosa che io non ricordo, e voi secondo me lo ricordate meglio di me. Se l'abbiamo provato insieme in uno dei due video delle calze della Befana. Che sarebbe il Duplo White. Io mi sembra di sì. Raga, voi vabbè, lo saprete meglio di me. Non mi piace, però. Saprete meglio di me sicuramente. Ma non l'ho mai visto, lo so. Mi sembra di sì. Vai, a te l'onore di aprirlo. Non te ne scappare poi. Non fuggire. Ti presenta un po' come il Kit Kat. Alla fine è quasi uguale, però, Pure un tronchi. Ce l'ha fatta proprio. Tronchi. Sì, ragazzi, come questo l'abbiamo provato insieme, Ok, vai. Mamma mia, questo è il Kit Kat. Simile. C'è forse la crema dentro.
Non lo so. Senti solo il cioccolato bianco. Infatti sì. Sfizioso. No. Ma niente di che. Molto più di Kit Kat bianco, uguale. Solo che il Kit Kat è molto più corposo. Ha molto più biscotto all'interno. Questo è molto più cioccolatoso. No, preferisco quelli di prima. Ne abbiamo avuto 4. Oh. Vai. Scegli tu. Scegli tu. Allora, ci prendiamo questo. Però io voglio provare questo. Ok. Questi sono degli Oreo Peanut Butter. Eccoli che non li abbiamo mai provati. Ma neanche mai visti. No. No, visti sì in qualche video io. Però provati mai. Vediamo. Un po' a tema. Sarebbe di Yankee Candle. La storia continua. Boh, va bene. Poi oh, non si sono rotti, no? Ma dentro è bianco. Pensavo fosse tipo arancione. No. Mm. Ma non mi piacciono. Preferisco gli altri. Ma proprio non sa di... No, infatti, sa tipo di sale, di... Yankee Candle, cioè non so come descriverlo. No. Sapete quando mangiate un prodotto e dite calorie fisse? Ecco. No, ma... Il sapore non è proprio un burro d'arancio. Se tipo ti lascia alla fine quella cosa di sale, tipo che cosa di sale? No. A me già gli Oreo non mi piacciono, cioè non li preferisco come biscotti. Ma questi proprio, no. Uno. Anzi, zero, come non classificato. Uno, ok. Proprio... Devi dire qualcosa di salato? O poi ci roviniamo la bocca e lo faremo? No, un po' più. Ok. Questi, vai. Raga, una super novità, cioè raga, veramente sono usciti tantissimi gusti, cioè, pazzeschi. Germania, un prodotto tedesco. Let's Popcorn. Cookies and cream. Carini. Boh. Vediamo. Ma noi ce ne sono tre dentro. Andiamo al televoto. Perché è tutta aria. Niente, non è... Ho questo che sentimento. Cioè si ricambia? No, sono 4. Oh, no, ma che ho tartufo? No, mi fa un po' senso. No, sì, senso. Vai. Questa polvere... Ti fa senso? Senti pure il caramello. Sì, ma io non sento chissà. No, io sento il caramello. Non sento il caramello. Sembra un... Sarò sbagliata la confezione. Però sono buoni. Che se ci stiamo. Sembrano i popcorn, quelli là tipo edizione di Lidl di Halloween. Però ricoperti con sta polvere di biscotto tipo similoreo, perché un po' si sente. Non mi sento. Ma prevale il caramello. Oh, sono buoni. Ok, andato. Voto un 7. Certo, sì. E raga, niente di partito. Ma se non sbaglio l'ho vista anche a fragola. No. Non ci pensare proprio. Ok. Ok. Do un messo applicativo. Cioè, c'è uno che mi chiama. Questo. Vai. Aspetta, io direi uno di questi due. Okay. Io direi più questo. Questo. E poi dopo... Allora, raga, questo... non mi ricordo se questo me lo diedero come omaggio. Comunque, devo dire la verità, il marchio Cadbury è molto alto. Mi ricorda un po' Milka. Brava, sì, secondo me è la zia. Eccolo qua. E questo Mino di cioccolato al cioccolato. No, è quasi di meno. Io li chiamo Mini. Però non sarà niente di... Perché non è tutto bianco. Ma è tosto, cioè è bello corposo. Ma questo non piace.
Io direi di dare un morso, perché altrimenti... Sì, sì, sì. Guarda quanto te ne hai mangiato. Buono. Ma dentro è morbido, ma a me si cose non... No. Lo sapevo che non mi piaceva. No. Non mi piace. Raga, cioccolati, questo è stato un bonus. Cioccolata normale. Tipo già duia, che è? Ok, vai, andiamo avanti, ragazzi. Allora, questo mi sono dimenticata di portare un cucchiaino, vabbè. Allora, questa... No, ma ci vuole. È una super... Aspetta, no, Scooper is at the back. La rossa, forse... Ragazzi, ce la faccio vedere, perché mia sorella rompe tutto. Della Kinder Creamy Milk e Crunchy. Mamma mia, cioè, ragazzi, queste soffiate. Questa è una super novità. Questo secondo me. Mamma, mi senti l'odore. Sì, sì, questo merita. No. Vai, Mario. Come tu fai a mangiare questo coso? Perché sei solidificato! Sentilo da sotto. No, io mi faccio a mangiare. E ma non con cucchiaino. Non te lo puoi mai mangiare così, Antonè. Ma come lo... Perché non riesci a prendere la cioccolata, vado a prendere il cucchiaio. Ma io lo volevo fare così. Niente da fare. Ok, aspettiamo. Eccola qui, la nostra... mascotte. Sono ritornata in patria. Prego. Ok, prego. Vediamo. Anche se... Ma chissà, che cagnato. Allora, proprio sotto... sottilissimo questo strato di cioccolato. No, no, se... Assaggiamo. Si è addensato, eh. È schifo. No, buono. Alla fine, raga. Però è buona la Kinder Merengue. Cioccolato. Si chiama in un altro modo. Kinder Joy. Kinder Joy. Alla fine, raga, mi sente riso soffiato? Però è troppo piccolo questo strato. Cioccolato al latte e cioccolato normale, cioè alla fine niente di particolare. Sottilissimo lo so di cioccolato. È buono sicuramente, ma niente di... Cioè, è più buono il Kinder Joy. Mi sembra il gelato a... Non l'ho mai assaggiato, Kinder, il gelato Kinder. Buono. No, buonissimo. Cioè, nel senso... Però dai, gradito. Però c'è, raga, vedete? C'è uno strato piccolissimo di cioccolato. Cioè... Sto facendo un macello per terra. Non fa niente. Ok. No, buono. Vedete? Cioè, buono, è buono, sì. La un bel set, ci sta. Sì, set, va bene. Allora, l'ultima cosa. Qui siamo curiosi, Che ho paura. Pure io. Che ci rimarrò male, già lo so. Sono essi. Sono mini cake. Mini cake Bove Cakes. Bove Cakes. Della Club Cakes. Della Cavi. Babbo. Comunque, sono delle palline, io suppongo. Penso siano grandi. Ricoperte di cioccolato. No, ricoperte di cioccolato bianco e cocco. E dentro una crema al latte o una crema di cocco. Spugnoso, più che altro. Senti lo del cocco. Ah, pronti. Voleva fare un po' quello. E tu mi stavo guardando. Wow. Ma come? No, là non sanno che devono metterli così. Che carini. Dai, no. ne smizziamo uno? Sì. Quanti? Raga, perché ecco, vorrei capire perché forse c'è un criterio, lo sai perché io? Perché no. Così almeno... Ah, sono capovolti. Vabbè, raga, bene. Ma mia sera non riuscirò a mettere. Alcuni sono dritti, alcuni sono storti. Aspetta, aspetta. Vado, mordicchio. Ah. Vado, scalicchi. Ma come è buono, non so. Non ci so. Come non ci so?
come? Ma no, come no? Allora, dentro sembra. Eccolo! Dentro c'è tipo come se fosse la merendina pan di stelle, quelle che a te non piace. E poi si sente questo strato di cocco, ma dentro che crema è? Era un po' chimico. Capisco io. È un po' chimico. Però... è buono. Non vedo questo pure di banana. Che se facete comunque, ragazzi. Schifo. No, è il cocco. Cocco chimico. Al cocco. Allora, forse avrei marcato ancora di più sul cocco, sincera, perché sente molto di più l'interno. Cioè, mi lascia la più. Adesso tengo una cosa tipo in gola strana. No, tipo acida, no acida, tipo. Non so, bevo. Quella cosa proprio chimica di profumo. Ti presente quando si fa il profumo in bocca. No. Però sono molto particolari. A me non sono piaciuti. Forse avrei fatto uno strato in più sopra, tipo di cocco e cioccolato bianco. La crema dentro non si è capito, che no. Ok. Meno male che siamo conservati lì per ultima, altrimenti avremmo dato quello alla colpa a questo qua. No, ok. Brutto. Voto io ho un bel 5,5 glielo do, giusto perché comunque per la creazione. 3. 3, va bene. Ok. Allora, la mia gioia. La Hex. Mi ho provato tantissime cose nell'ultimo periodo di questo marchio. Però erano tipo... Sì, mi no, erano più a... Come si chiama? Io sto dicendo ciccio bullendo, no. Però si chiamano... Puff. Le Puff. Ok, invece queste sono più simili ai crostini della San Carlo. Al peperoncino. Sì, al peperoncino. Aspetta. Comunque la cosa salata è fondamentale in questi assaggi. Ci sono rimasta male. Sono buonissimi. Ah, ma non ci sono dei crostini. Che sono? Ah, patatine. Ah, oh, dice ci rimasta male. Fai vedere, però sembrano... Forse è solo noi, non so dove siano. Ok. Ok. Ma quante mani ce ne sono? Mamma mia, questa... di San Carlo. Mamma mia! Mamma mia! Mi sta bruciando cannellona! Mamma mia, che cosa un bucato! Poi così ti sale tutta la... Non lo fare tu, perché... Te... L'ho provata a volte. Una meno rossa. Forte. Però sono rimasto. Sono buone. Vabbè, mi aspettavo un crostino. Cioè, se te le mangi tutte, si paralizza la lingua, non senti più niente. Allora, per me la cosa più buona. No, no. Di questo video sicuramente quelli là, i butter, cioè i primi biscotti che abbiamo provato e il Kinder merendero, che è? E i popcorn. I popcorn, basta. Che basta. E queste, proprio queste. Carine. Carine. Ok, raga, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ci sarà. Però io ho bisogno di qualcosa di salato, perché è troppo dolce. Sì. Fateci sapere, ragazzi, se questa tipologia di video vi può piacere. Consigliateci pagine Instagram che rivendono questi prodotti, quindi fateci sapere tutto. Dolce non solo. Dolce non solo, di solito queste, ma proprio in generale dolce. Sono tutte dolci. Vabbè, la colpa non è loro. E niente, ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!